Sono con Lidia Divece, nostra amica, nonché partner, presidente di Economia per il Bene Comune, una realtà che su Italia Cambia mi ha raccontato molto spesso, ossia in generale anche in una serie di progetti che hanno aderito e che mi permetto di dire che apprezzo particolarmente. Insomma, con Paolo che è dietro la camera abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano tanti progetti che hanno aderito, quindi... per chi vuole approfondire che cos'è su Italia che cambia, metteremo il link legato a questo video, ci sono tanti articoli. Oggi qui quindi non siamo per spiegare chi siete, cosa fate, che abbiamo già fatto altre volte, quanto per farci raccontare come sta andando, che novità ci sono, anche un po' un bilancio di questi ultimi anni e così via. Quindi vai Lidia. Diciamo che ci fa molto piacere essere qui oggi, soprattutto perché finalmente possiamo dirci da vicino, perché c'è stato anche il periodo del lockdown, che siamo veramente dei partner, perché grazie a Italia che cambia già dal 2014 abbiamo potuto far conoscere a tutta Italia, attraverso anche delle interviste di aziende che facevano il bene comune, il bilancio del bene comune, la nostra realtà. Come sta andando? Sta andando che quest'anno festeggiamo il decennale, siamo molto felici perché pur nascendo da un territorio, il Trentino Alto Adige, molto vicino alla mentalità austriaca e tedesca, siamo venuti in Italia. Siamo venuti in Italia e sono nati subito altri gruppi territoriali, il Veneto, il Piemonte, il Lazio e ultimamente sta nascendo anche il gruppo territoriale della Lombardia. Questo per dire che il movimento finalmente sta prendendo corpo, ma soprattutto visibilità, perché abbiamo dietro anche la rete delle imprese che ci fa da testimonianza. Queste testimonianze è molto importante perché il nostro modello forse è un po' ardito, importante ma difficile, diverso, e quindi se le imprese che l'hanno fatto testimoniano che è possibile cambiare il modo di vedere l'economia, vuol dire che davvero è possibile. E noi siamo qua a testimoniarlo e soprattutto abbiamo fatto un secondo corso consulenti nel 2018 che ha diplomato altri 10 consulenti, quindi vuol dire che anche dal punto di vista di un'occasione di lavoro questo può essere importante anche per i giovani. Abbiamo avuto stagisti che hanno fatto stagisti e che anche laureati sia in triennale che in magistrale che hanno fatto la loro tesi sulla sostenibilità rendicontata col bene comune. Quindi diciamo che noi stiamo progredendo. È chiaro che abbiamo bisogno ulteriormente di testimonianza, perché soltanto con la testimonianza e le best practices si può veramente contaminare. Una cosa che mi affascina particolarmente del vostro approccio è quello che economia per il bene comune, io subito penso un po' per deformazione, non so, alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, però voi interrogate, non so, anche su che tipo di, dove si mettono i soldi, in che banche o che tipo di politica c'è sul lavoro, quindi c'è una valutazione a 360 gradi e questo è importantissimo. Inoltre coinvolgendo le varie parti in causa. L'altra cosa che mi affascina molto in questo in generale sono le imprese che scelgono di fare questo tipo di cosa a volte anche autovalutandosi e scoprendo di avere un brutto voto e non offendendosi, che non è scontato. Quindi questo è il contesto. Parallelamente negli ultimi anni si è diffuso moltissimo il tema delle B Corp, società benefit eccetera, che hanno molto di simile, hanno anche molto di diverso, però a livello diciamo di media mainstream, insomma di visibilità si sono affermati molto. Noi abbiamo raccontato anche di loro, li stimiamo e tutto, però mi permetto di chiederti Lidia, cosa potreste fare voi per avere una maggiore visibilità e diffusione, non per fare competizione o altro, ma proprio perché la diffusione di B Corp dimostra che ci sono tante imprese, qualcuno lo fa per il greenwashing, ci mancherebbe, però ci sono veramente anche tante aziende che vogliono farlo, magari non vi conoscono ancora, quindi quale può essere il modo di dare più forza ai BC? Allora, diciamo che faccio un po' di differenziazione, ma soltanto per chiarire bene. Allora, un conto sono le B Corp e un conto sono le società benefit. Le B Corp sono una certificazione e questa certificazione è il prodotto di un questionario fatto da un consulente. Un consulente che arriva in azienda chiamato dal management magari e rilascia una certificazione. Il bilancio del bene comune invece è una decisione fatta dal basso
quindi scelta dall'amministratore ma condivisa con tutti i suoi portatori di interesse, magari il management, magari gli stessi lavoratori, per dare visibilità attraverso i valori che noi individuiamo nel nostro bilancio dell'attività aziendale. Non siamo in competizione perché possiamo dire che tutti e due valutiamo quello che è l'apporto al bene comune. La differenziazione è che noi non siamo una certificazione, ma siamo un processo che comunque va non certificato ma va attestato, e l'attestazione può avvenire o con un auditor oppure attraverso un processo peer. Ecco qua, la nostra innovazione è il processo peer, facendolo attraverso il confronto tra diverse aziende che si sono fatte l'autovalutazione ma che poi si confrontano tra di loro per dire: ma secondo te mi sono organizzato, ho risposto bene, mi sono valutato bene in questo processo? E poi tutto alla luce di un consulente e di un facilitatore ci si dà questo punteggio reciproco, che è un'attestazione di congruità al modello del bilancio del bene comune. E le società benefit sono organizzate in modo da rendicontare con la loro attività il beneficio comune. Se voi andate sul nostro sito vedrete che il bilancio del bene comune è utilizzabile per la rendicontazione non benefit. Io stessa come commercialista lo utilizzo per le mie clienti che sono società benefit. Che tipo di persone vengono da voi? E chi sono le persone che si avvicinano? E qual è il vostro, che strategia vi siete dati per raggiungere sempre più gente, sempre più aziende? Allora, innanzitutto noi pensiamo che sia importante far cambiare l'idea di sostenibilità, e quindi non pensiamo solo alle aziende, ma da mo, tu sai bene che io faccio parte anche dell'economia solidale, bisogna cambiare lo stile di vita, e lo stile di vita fa anche parte dell'imprenditore, l'imprenditore è una persona, e quindi ci rivolgiamo inizialmente alle persone con i gruppi territoriali che fanno proselitismo, che fanno comunicazione. Le imprese sono di tutti i generi, in Lombardia ci sono aziende dell'agricolo piuttosto che dei servizi, e quindi chiaramente aziende che sono proprio in maniera espansiva sul territorio, ma tutte le aziende possono, anche ditte individuali, organizzazioni che non sono imprese, quindi anche enti del terzo settore. E chiaramente che è un modello che è applicabile a tutte le organizzazioni che si vogliono avvicinare e rendicontare l'apporto al bene comune. E se volete avere informazioni maggiori, sul nostro sito troverete il calendario di tutti i webinar gratuiti che noi mensilmente facciamo, e quindi basta iscriversi al sito, e basta eventualmente, anche per tenere i contatti, iscriversi alla newsletter. E vi invitiamo perché secondo noi questo è un modo rivoluzionario di poter fare cambiamento sostenibile, come dice anche Gandhi: sì, il cambiamento che vorresti vedere nel mondo. Non abbiamo vergogna a promuovere in modo forte la vostra realtà, che è veramente stupenda. Invece, ultima domanda che stiamo facendo a tutti quelli che incontriamo, quindi usciamo per un attimo da Lidia di ABC. Chiediamo di raccontare a chi ti sta ascoltando in questo momento, chi vedrà il video, che cosa può fare per cambiare se stesso, il mondo, il lavoro, la vita, quello che scegli tu, un aspetto, un consiglio dalla tua esperienza come ABC, ma anche fuori da ABC. Quindi se Lidia dovesse dare un consiglio, cosa direbbe? Direi di informarsi, perché ormai ci si può informare, ma in maniera anche critica, perché non è detto che l'informazione sia sempre quella giusta, no? Magari si danno delle informazioni che sono un po' distorte, e andate a verificare le informazioni. Volete cambiare stile di vita nei consumi? Non solo andate a vedere le etichette, ma andate oltre le etichette, andate a vedere quelle aziende come producono i prodotti. Volete cambiare il modo di approcciarsi al denaro? Andate a vedere dove le vostre banche investono il denaro, dove fanno le proposte. Volete vedere se l'azienda sul territorio ha una valenza? Andate a controllare se nel contesto sociale è un partner importante. Idem per le imprese che lavorano in un territorio e hanno collaborazione con gli enti locali. Gli enti locali possono essere dei volani veramente eccellenti per far cambiare stili di vita, perché mettendo al centro il cittadino in maniera circolare, riescono a condizionare sia la vita dei loro cittadini che degli imprenditori, e quindi si innescano meccanismi virtuosi che vanno tutti verso il bene comune. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.